perché al tempo andava di moda l'egittomania. Allora decora le colonne con elementi egittizzati. Quei tre cerchi, i tre toroidi alla base, rappresentano poi tutta una simbologia anche esoterica. Rappresenta ovviamente il numero 3, il numero della perfezione. Tutti i disegni si ripetono 8 volte. Il numero 8 rappresentava un po' la sfida verso l'ignoto. Grosso punto interrogativo. I 13 datteri che vedete, quei pallini, i datteri della palma, rappresentano anche lì il passaggio, la chiusura di un'epoca verso l'apertura di una nuova era, quale? Quella industriale. In questo ponte si pone come perno verso la fase dell'industrializzazione. I 7 soli nascenti che vedete in basso rappresentano proprio questo. Il germoglio di queste nuove tecniche di costruzione, e così anche le foglie di palma con le 30 foglie di palma. Se ci pensate, la palma stessa in se stessa ha già un capitello in alto, la palma albero, e lui ripropone questo concetto. Le sfingi rappresentano la dea Mut, quindi l'abbondanza, la fertilità, i loro semi prominenti. Se vedete